Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi monteremo l'uscita numero 1 della Lancia Stratos. Uscita in edicola ieri a 1 euro al prezzo qua presente, qua a fianco. E qua c'è il cofano con l'Alitalia e i cacciaviti. Più volante e lo stemma. Questa è della Centuare, molto molto bella, io la farò tutta ragazzi. È un nuovo modellino che farò, è una nuova sorpresa. Guardate che spettacolo, è uscita ieri che doveva uscire il 4 ragazze, però hanno avuto dei ritardi, quindi è uscita ieri. Scala 1.8, come potete ben notare, e i fascicoli più componenti, questo qua costa 1 euro. Vedete, qua fanno vedere che cosa c'è tra 2 settimane in edicola, che c'è a 6 euro. Il fascicolo più componenti più i pezzi, no? Io la prenderò in edicola, mi sa, la faccio tutta in edicola, non so. Ditelo qua sotto nei commenti se mi consigliate l'abbonamento, solo che dovete partire dal primo invio e siccome si parte dal primo invio dovete prendere dalla prima uscita, purtroppo. Quindi io, secondo me, faccio bene a farla in edicola tutta quanta. Comunque, ci sono i cavi, anche perché i regali aggiuntivi non mi interessano. Ci sono i cavi, c'è il davanti, delle parti del davanti e la macchina da rally. Molto bella, qua c'è la storia, ok, della Lancia Stratos. Poi se andiamo qua, come potete ben notare, c'è la macchina e Lancia Stratos come si presenterà in un futuro. Sono 110 numeri al prezzo della prima uscita e 1 euro. La seconda 3, 6 euro e dalla terza in poi 11 euro. Qua c'è scritto. Vedete ragazzi? Sto usando il treppiedi nuovo, è veramente comodo ragazzi. Faccio mettere a fuoco. Ecco, vedete? 11 euro per 110 uscite. Poi la macchina è molto bella perché è fatta bene. Nei minimi dettagli, il cofano, le ruote. Cioè, io l'adoro questa macchina. Poi qua c'è il macchinino con gli effetti sonori e luminosi. Vedete? Quindi i fari anteriori e fari di profondità, luci anteriori e posteriori, sonde, motore, clacson, retro, illuminazione, cruscotto. Poi abbiamo fari di profondità con copertura amovibile, quindi si possono muovere. Cerchi in metallo, quindi si spostano, ok? Come kit uguale. Cerchi in metallo e pneumatici in gomma morbida. Poi abbiamo sedili sportivi, sparco con cinture di sicurezza. E la prima uscita la trovate in edicola martedì, questo che è il 18, solo che io l'ho presa prima perché mi è uscita sabato, ok? E è uscita in anticipo da noi. Strumentazione di bordo retroilluminata, fantastica. La leggenda del rally, vedete? Scala 1.8, sali a bordo della leggenda del rally. Ecco, qua ci sono c'è il fascicolo con la Lancia Stratos, no? Che non dobbiamo perdere nemmeno un numero. Vedete? Qua lo potete prenotare anche online e ritira in edicola, con prima edicola. Questo fogliettino è molto utile. Poi c'è la guida all'opera, la regina del rally. Quindi il fascicolo è introduttivo, questo deduco. Esatto, vedete? Qua c'è la macchina. Adesso vi diminuisco un pochino. Vedete? Qua costruisce il piccolo grande bolide Lancia. Quindi dominatrice incastrata di tutti i circuiti realistici, la Stratos HF si aggiudica per 3 anni consecutivi dal 1974 al 1976 campionato mondiale costruttori. Poi se apriamo il fascicolo vediamo i componenti della macchina, cioè vediamo la macchina com'è. Quindi abbiamo qua abbiamo la macchina da rally, no? Guardate che splendore nei minimi dettagli. Lunghezza 464 mm, larghezza 219 mm, altezza 135 mm. Vedete? Al telecomando, qua, come potete ben notare, con
effetti sonori. Aspetta che mi sposto. Aspettate che mi sposto un secondo. Ok, con effetti sonori luminosi attivabili dal telecomando. Fantastico. Quindi avete tanti suoni, fari anteriori, fari di profondità. Vedete? Luci anteriori, posteriori, sound motore, clacson, retroilluminazione, cruscotto. Fantastica. Come macchina è bella, un bel gioiellino. Vedete, qua è tutta la macchina Alsa Stratos, come potete ben notare. E è uno spettacolo, cioè fantastica veramente. I miei dettagli. Poi, come ben sapete, cioè, voi non lo sapete, ma il mio colore preferito è proprio il bianco, ok? Uno dei miei colori preferiti. Quindi vado a nozze con questa macchina. Poi, qua ci sono diversi componenti, diverse fasi. Qua c'è un'altra parte della lancia. E qua fanno vedere le ruote sterzanti, come vi ho detto prima, il motore V6 Dino Ferrari, e abbiamo anche gli interni Racing con poltroncine Sparco. Poi abbiamo, è bello grande questo libro, questa guida introduttiva, quindi guida all'opera. Fari di profondità con copertura amovibile e abbiamo anche la strumentazione di bordo e retroilluminata e abbiamo anche qua i cerchi in metallo a 5 razzi, addirittura in metallo, ragazzi. Fantastico. Allora, chiudiamo il fascicolo qua della guida all'opera, qui vediamo le altre cose. Allora, nella prossima uscita qua si dice già che c'è, vedete? Cioè, a 6 euro, faccio vedere, 6 euro, cioè i pezzi, i componenti. Vedete che adesso io faccio i video dall'alto e vengono molto molto belli e molto meglio. Che ho visto anche dei YouTuber che li fanno e hanno molti molti iscritti, quindi può darsi anche che aumento di iscritti. Allora, 2 settimane in edicola, la seconda uscita, siamo già a 300, come vi ho ricordato nel video precedente, che andatelo a rivedere, che è molto bello che faccio la recensione di questo prodotto qua che sto usando adesso. Quindi abbiamo 110 uscite, come potete ben notare, come vi ho detto, dall'uscita numero 3 costano 11 euro. Poi abbiamo il fascicolo numero 1, che lo vediamo subito. Vedete? Qua si parla della Lancia Stratos nata per vivere. Non so se riuscite a vedere. Adesso ve lo metto, ok? E per vincere, scusate, per vivere, no. Disegnata da Bartone, fu trasformata dal reparto corse della Lancia in una prodigiosa auto da rally. Poi vedete qua ci sono la guida introduttiva all'opera, cioè fanno vedere anche l'auto da rally, quali sono state, l'apostrofo misterioso, quindi da dove viene il nome Stratos? Qua c'è tutto che dice da dove viene questo nome qua. Poi abbiamo la struttura della macchina interna. Guardate che spettacolo. Questa fate la foto perché è bellissima. La metto bella vista perché ha uno splendore. Vedete? Qua c'è vietata ai pochi esperti perché ovviamente tipo io non posso guidarla perché è molto molto potente come macchina, un buon motore. Poi abbiamo la Stratos MC54 374, una carriera incredibilmente lunga. Vedete, qua c'è la Stratos che molto corre molto. Ci sono diverse immagini. Vittoria da Drago, quindi ha vinto anche un premio questa fantastica macchina. Dominio Lancia Stratos, una macchina da rally. Ben sapete, vedete con i due piloti e ha vinto il premio anche dell'Alitalia. Infatti, nel cofano c'è scritto Alitalia. Dopo vi faccio vedere i Pirelli P7 gomme da Stratos. Queste sono le gomme della Lancia. La Lancia è un bel modellino, secondo me, da costruire, quindi ve lo consiglio assolutamente. Questo è come fa Centuaria, visto il fatto che non vuole metterlo dentro ai fascicoli a partire da un numero eccessivo come il camion Ferrari Transporter, e qua fanno la stessa cosa, quindi il cofano e alcuni suoi accessori lo mettono in un fogliettino, ok, per l'assemblaggio.
quindi potete anche buttare, ma vi sconsiglio di buttarlo. Vedete, qua ci sono le piastre, quindi ci sono le fasi successive di assemblaggio, che adesso inizieremo. Qua cosa c'è? Qua è un po' complicata la situazione, un po' vediamo un attimo come si può procedere, magari dopo metto il video veloce anche. E poi qua ci sono diverse cose che spiega. Il risultato è questo, un po' complicato. Poi abbiamo l'abbonamento, eccolo qua. Ah, vedete, potete farlo. Attenzione, ragazzi, mi sono sbagliato. Allora mi sa che io lo faccio. Anche se non mi interessa questa roba, quindi non faccio premium. Forse per la teca, ma siccome ce l'ho tutte nella teca praticamente, le macchine. Cioè, a parte la DeLorean, allora, kit lo farò con la teca. Masolino no. Quindi ho per il momento kit, poi a questa sono quattro macchine che faccio, che ho fatto magari. Adesso se mi viene in mente una o vi viene in mente, scrivetemelo qua sotto nei commenti quale faccio. Dovevo fare anche la Thunder Batmobile, ma non è ancora uscita, cioè non mi è ancora arrivata. Comunque vedete, potete farlo, quindi non è vero che non si può fare, però dovete pagare 12,60 euro, ok? 4 uscite. 4 uscite invece 32,99 euro. Dipende forse. Ah, con il secondo in via. Con il secondo in via. Vedete? Con il primo 12,60 euro. Quindi vi danno 4 uscite. No, 3 uscite. 3 uscite nel primo e nel secondo 4. E spendete presso Muono, perché rispetto a kit che io spendo 50 euro al mese, conviene, ve lo consiglio di farlo con l'abbonamento. Allora, con 1 euro solo in più, se volete farlo, da partire dalla nona uscita, non mi vengono le parole stasera, si aderisce all'offerta prima, che vi danno questi regali aggiuntivi, come vi ho detto appena. Allora, modello in scala 1.43, il Fiat 238, la Lancia Assistenza Rally con il sesto invio. Mentre l'indispensabile Take in plastica, se volete con 1 euro in più l'abbonamento, fate e vi danno questa teca come rispetto al prezzo di ogni uscita a partire dalla nona uscita. Esatto. Questi due ve li danno con l'abbonamento premium, se l'ho fatto, ok? Questo parte dal 16° mio. Qua è bello perché vi dice quando parte, ok? Così sapete quando vi regolate con i soldi e sapete quanto costa al mese. Mentre con kit non è ancora, cioè, non so ancora nulla per la teca, ok? Io ho visto anche dei youtuber, non gli è ancora arrivata. Questo è per compilare, io lo farò però con la terza uscita. Adesso vedo se con la terza o con la seconda, dipende dalla disponibilità delle uscite. Ossia, se mi arriva fino alla terza uscita che c'è l'abbonamento con queste cartoline qua, tipo, fate conto, queste due non ci sono. Inizio dalla quarta con l'abbonamento e sono a posto. Poi vi danno anche il raccoglitore in omaggio, mi pare. I regali non ci sono, però c'è questa cartolina qua che è fantastica. Vedete che vi fa vedere l'abbonamento premium e come diventerà con l'abbonamento premium. Io sono ancora incerto per farlo con l'abbonamento premium e con l'abbonamento, non male. Perché ho anche il Masolino, quindi devo vedere, sì, aggiungere, dipende anche dal Titanic, tutto dal Titanic dipende, ok? Se aggiungo il Titanic non si fa il Masolino. Il Masolino lo farò con l'abbonamento, oppure più avanti con Edicola Shop. Si vedrà. Eccoci qua con i componenti del nostro modellino, della prima uscita del coso, della Lancia Stratos. E non me l'aspettavo, sono rimasto un po' deluso, ma il cofano è in plastica, ragazzi, come il camion Ferrari. Secondo me l'accentuare sbaglia a fare queste cavolate qua, perché con il cofano in plastica vola via subito. Cioè, la prima frenata fa fu, così, se fosse un modello, cioè una macchina che andrebbe, invece no. Poi vi danno due cacciaviti, non uno, che non ho capito perché, sono uguali identici più o meno. Ah, ok, ho capito. Uno per la punta più piccola e uno per la punta più grossa, ecco perché. Poi c'è uno stem con
con la carta adesiva che si, secondo me, sicuramente si incollerà. Poi abbiamo un pezzo del radiatore dal di dietro che vi ho fatto vedere prima, il volante, delle viti e dei fili, dei cavi complicati da matti. Metto a fuoco che vi faccio vedere meglio. Adesso se riesco. Ok, vedete dei cavi. Ok, e iniziamo subito con l'assemblaggio allora. Allora, per prima cosa dobbiamo prendere il cofano e la griglia centrale, che è quella che vi ho fatto vedere 2 minuti fa. Dobbiamo capovolgere il cofano. Ok, quindi noi dobbiamo avvitare con 4 viti a P, esatto, girando il cofano. Vedete? Quindi metto a fuoco. Ok, abbiamo il componente che è questo. Dovete semplicemente metterlo all'interno. Vediamo se lo mettiamo dritto perché. Bisogna vedere da. Ok. No, vedete? Lo vedete subito dal disegno. Quindi va messo così. Perfetto. Quindi lo avvitiamo con 4 viti a P. E noi ci vediamo fra un po' perché ormai sapete che io metto il video veloce. Questi sono i viti. Ok ragazzi, guardate il risultato, guardate che spettacolo, abbiamo avvitato con le 4 viti a P e ce n'è una di riserva, faccio vedere, ce n'è una di riserva ragazzi, vedete qua, quindi abbiamo anche una vite di riserva. E a dire la verità, adesso faccio meno fatica con i cassavite perché così non ho i treppiedi di mezzo, no? E così riesco a fare meglio anche i video e li faccio dall'alto, come fa Emma Chan, che saluto. Ciao Emma Chan, e lui fa Iron Man e Megazord per il momento, e Titanic, ha fatto la prima uscita, poi non so se prosegue. E fa anche Robocop, che io a breve comunque farò il video. Ve lo ricordate, andatelo a recuperare la prima uscita, molto molto bello. Ce l'ho qua da parte, quassù, è molto bello, ogni volta che lo vedo mi innamoro. È molto bello. Allora, adesso dobbiamo separare i 6 occhiali nella matte rossa. Adesso sto guardando, è un po' complicato il passaggio come avevo visto prima. È un po' complicato, però niente di che. Allora, dobbiamo prendere questo qua, quindi spostiamo un attimo il cofano che non ci serve più. Dobbiamo prendere questa busta qua. Vediamo un attimo come si apre, che devo capire. Che sono? Ok, si apre semplicemente così. Abbiamo dei cavi e una matita rossa con delle punte. Con gli occhiali prendiamo un occhiallo, uno vi dico,
spieghiamo. Ok, è minuscolo, quindi io vi consiglio di usare un paio di pinzette. Ecco le pinzette, le ho prese. Vedete, dobbiamo prenderlo. È un po' complicata questa funzione qua, che mi scivola. È molto molto piccolo questa cosa, quindi fate fatica, fatevi aiutare da un adulto, mi raccomando. Aspettate che arrivo un secondo che vado a prendere una cosa più geniale. Ecco qua, vedete? Io l'ho preso con queste pinze qua che ho preso. E niente, bisogna prendere il cavo, avevamo detto, che è in ferro. Sì, di ferro questo qua. E lo dobbiamo fare un nodo. A parte, quindi dobbiamo fare praticamente è un po' complicato. Quindi ci vediamo fra un po' perché metto veloce, ovviamente. Ok? Quindi lo dovete comunque mettere così, innanzitutto. Ok, basta, vedete? Quindi quando avete ottenuto questo risultato qua con l'anellino, io lo chiamo anellino, voi chiamatelo come volete, così, vedete? Quindi deve fare come un ciondolo. Facciamo anche la stessa cosa con un altro anellino, quindi lo dobbiamo staccare dalla... oh, non mi viene mai il termine, giusto? Matte rossa, ecco, dalla matte rossa di nuovo, un altro di questi. Quindi lo dobbiamo prendere un altro. Mi raccomando, fate attenzione quando li staccate anche perché sono veramente piccoli, minuscoli e microscopici. Ok, quindi lo riprendiamo con queste pinze, io prendo con queste, voi fate come volete. Io vi consiglio che andate, se andate in ferramenta e prendete delle pinzette, è meglio. Da dicerlo, perché quelle dell'edicola scivolano e non fanno questa roba qua. Infatti fanno vedere nel disegno che ci sono proprio queste pinzette. Quindi dobbiamo inserirlo come abbiamo fatto, come vi ho fatto vedere dall'altra parte, stessa cosa. E dobbiamo ok, farlo stessa cosa con le altre due. Quindi ci vediamo fra un po'. Perdonami se sono distante, se un bacio adesso è meglio di niente. E forse in fondo io volevo te solamente, per un sacco di gente che poi se ne va. Ah, ah, dimmi cosa succederà sotto l'alba di questa città. Vedete? Questa è la prima parte. Adesso facciamo la stessa cosa, la stessa operazione, mi danno anche un
in una in più, vedete, ce ne sono 5 sto. Che se l'avete detto ovviamente qua iniziava. È difficile recuperare queste, ve lo dico, non le trovate in ferramenta, questa no. Ok ragazzi, abbiamo fatto la prima, facciamo la seconda e è l'ultima. Stessa cosa, prendiamo di nuovo la matita rossa, la stacchiamo, stessa identica cosa, ok? Piano piano, se avete una di restare la forza elevata, qua dice addirittura di niente, non mi conviene. Forse può darsi che bisogna collegare un altro, perché c'è un altro cavo, non lo so, dico io, non credo però. Ce ne sono altre due, non so. Fatica all'ultimo, come potete aver notato, quindi non avevo attaccato niente, quindi non ho fatto. Sono fatto, mamma mia, adesso ok. Scusate un attimo che sto controllando una cosa. Ok, adesso e lì ho trovate le copie, queste qua sono, ok, sono queste, dovete metterle a forzarle, sono, dovete metterle qua dentro, fate attenzione, comando, e in uno dei due lati, come volete voi, e non importa il lato, comunque è difficile abbastanza, quindi... Ok, già fatto.
Ok. Perfetto, vedete? Deve essere unita così, facile. Prima fatta. E complicato un po' il passaggio, però niente di che. Qua non ce n'è neanche una, di restava. E qua la stessa cosa con questa. Mettiamo. Forzare. Ok, fatto. Fatto, vedete? Facile, facile. Vedete? Ok, anche qua fatto. E andiamo avanti. Andiamo avanti con il prossimo passaggio. Ok, dobbiamo prendere il cofano e bisogna inserire una vite OP nell'occhiello libero. Ok, dobbiamo prendere di nuovo il cofano, qua ci dice. Sì. Ok, vedete qua che c'è un occhiello e dobbiamo mettere una vite OP. È già fissato l'occhiello, però basta una vite OP. Sono minuscole, ragazze. Faccio vedere, vedete? Sono proprio proprio piccole piccoline. Eh sì, molto piccole. Prendiamo una. Con questo cacciavite, mi raccomando. E la avvitiamo. Quindi metto vito veloce. Perfetto ragazzi, vitate fino in fondo, facile. Perfetto, bello questo modellino, mi piace. E per finire dobbiamo rimuovere la pellicola protettiva. Dalla targa adesiva, ok? Quindi, posso vedere. Questa qua è la targa e dobbiamo posizionarla sopra con l'adesivo. Quindi togliete l'adesivo. Ok. E lo mettiamo qua. Non ha un senso, quindi non ha un logo, cioè non ha una fessura per metterlo. Qua. Fantastico. Vedete? Bellissimo, bellissimo. Messo dritto, quindi abbiamo e questo numero è concluso, quindi abbiamo queste forcelle qua con esatto, con un cavo qua. Abbiamo una matera rossa con due, adesso vi dico tutti i termini, con due occhiali e abbiamo anche montato la griglia nel cofano e la targa e questo qua che con una vite OP e la metto dopo nel sacchettino che la metto dopo adesso diciamo. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace al video, commentate e attivate la campanella per le notifiche e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, prossimo video. Ciao, c'è anche il volante. Eccolo qua. Ciao a tutti, ciao.